Lega conserva ancora ogni tanto nel letto i libri di Yogi, che forse è uno dei più famosi, per non andare troppo indietro e parlare di Alessandro Manzoni, no, romanzi storici. E questo è nato in questo modo, è cresciuto in questo modo ed è diventato un vero e proprio libro di storia di Giochino. E lo dice poi anche nel suo profilo, lui scrive dagli Etruschi a Genova. Ora, gli Etruschi ormai sono famosissimi, si va proprio in quella che il mio professore mi diceva di non dire mai. Io invece per far torto a lui lo dico continuamente, si va nella notte dei tempi. Lui dice, ma non lo chiede nella notte dei tempi. Con gli Etruschi si va davvero in quella che io potevo dire la notte dei tempi. Perché gli Etruschi di questa zona, quindi di Piombino, sono una parte che è peculiare, è più vicina a questa zona. Gli Etruschi ci sono stati, qui hanno lavorato, qui hanno abitato e qui hanno lasciato dei segni importanti. Basta insomma girare il nostro territorio, anche qui a Sassetta, insomma, sopra quelle colline, ci sono resti che risalgono o che si fanno risalire agli Etruschi, non fidandosi di se stessi, certamente. Cosa ha fatto? Siccome a Piombino c'è un signore, Carrara Mauro,